Con la stipula dell'accordo si dà attuazione nel comune di Salerno e in tutti quelli della diocesi di Salerno-Campagna-Cerno all'accordo quadro nazionale tra la Caritas Italiana, la comunità di Sant'Egidio e l'Associazione dei Comuni Italiani, che è volto a tutelare i bisogni delle persone in difficoltà, in condizione di grave emarginazione e fragilità, e a dare voce a quei cittadini che, pur avendo i requisiti per beneficiare delle prestazioni erogate dall'INPS, non dispongono degli strumenti per venire a conoscenza e conseguentemente accedere alle stesse. Il direttore provinciale dell'INPS di Salerno, Giovanna Baldi. L'obiettivo è quello di intercettare le persone senza fissa dimora o comunque tutti coloro che non hanno consapevolezza dei propri diritti previdenziali per farli avvicinare all'istituto. E con il protocollo di oggi mettiamo a disposizione le competenze degli operatori INPS ai centri Caritas, ai centri di accoglienza e anche a tutta la rete che i servizi di segretariato sociale hanno già attive sul territorio, per fare formazione agli operatori e consentire loro così di avvicinare queste persone che già hanno monitorato attraverso i servizi sociali esistenti, ripeto, sul territorio, avvicinarli alle prestazioni dell'istituto. È un altro tassello di un progetto che porterà a fornire un numero crescente di servizi ai più fragili, anticipa l'assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto. Contenta di essere in rete con l'INPS, con la Caritas e continuare un percorso che è nato da lontano e che continuerà anche con un'altra serie di iniziative che come assessorato porteremo avanti, nello specifico anche l'attivazione di uno sportello dedicato alle politiche sociali anagrafe, dove chi vuole chiedere la residenza come senza fissa dimora avrà un'agevolazione in termini informativi e di accesso all'anagrafe.